Questa è una veloce pillola di precisazione per la serie Precisazioni non richieste, perché sul video specifico sullo steampunk non ho inserito tutti i concetti che volevo. Questo video si chiama steampunk, una definizione classica, ma se tu nel video specifico sullo steampunk non hai inserito la definizione classica, di che cacchio ha parlato? Sapessi, vattelo a vedere e vedi che ne vale la pena. By the way, mettiti comodo e buttami un bel like, noi ci vediamo dall'altra parte. Dunque, il termine steampunk è molto giovane, nasce verso la fine degli anni Ottanta come evoluzione del più famoso sottogenere fantascientifico cyberpunk. Che cos'è il cyberpunk? Chiederselo nel 2021, dopo che è uscito l'anno precedente un colossale videogame, Cyberpunk 2077, è fin troppo facile. Il cyberpunk è un sottogenere della fantascienza dove viene mostrato un futuro avveniristico ed ucronico in cui lo sviluppo tecnologico mostra le sue peggiori contraddizioni. Cyberpunk, da cyber, cibernetica, cioè la disciplina che si occupa dell'implementazione della natura attraverso la tecnica umana, leggi l'uomo che gioca a fare Dio, e punk, steampunk, cioè da steam vapore, inteso come vapore della macchina a vapore, steam engine, e punk. La differenza tra steam e cyber è chiara, e invece punk che vuol dire? Che accezione ha? Punk nel senso di underground, di non mainstream, di indie, se vogliamo. Indie non hip hop. Punk, che in una civiltà ucronica altro non può significare che clandestino. Quindi, per dare una definizione di steampunk e quindi di cyberpunk, che è il motivo per cui ho fatto questo video, cyberpunk vuol dire cibernetica clandestina e steampunk vuol dire vapore clandestino, macchina a vapore clandestina. E la storia della letteratura fantascientifica è piena di questa clandestinità. È talmente piena che se volessimo andarla a vedere punto per punto dovremmo fare una vera e propria storia della fantascienza. Però oggi andremo solo a vedere alcuni casi più calzanti a questo proposito. Poi, naturalmente, fatemi sapere nei commenti se vogliamo fare una vera e propria storia della letteratura fantascientifica. Dunque, andiamo giù di punti salienti, quelli che hanno più importanza nella cultura di massa. E l'ultimo di questi punti, di questi esempi, sarà invece un classico esempio di steampunk mancato. Innanzitutto, il perfetto esempio di marchingegno steampunk lo vediamo in Ritorno al futuro, parte terza. Tecnologia all'avanguardia, la DeLorean con il suo flusso canalizzatore che può viaggiare nel tempo, abbinato alla tecnologia retro anacronista, abbiamo detto anacronista almeno dal punto di vista del protagonista Marty. La forza motrice dell'obsoleta locomotiva a vapore rende il tutto funzionante, fa funzionare il flusso canalizzatore. Quindi ripetiamolo. Tutti insieme, no? Idee moderne realizzate con tecnologia o schemi tecnologici obsoleti. Obsoleto! Obsoleto, m'ha detto a me. Sì, L'ha obsoleto! detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me continuamente e mi spezza la carotide! Maledetto disgraziato scortico vivo! Obsoleto! Vieni via, vai! Che ciò significa obsoleto? Perché la tecnologia moderna non è accessibile a chi vive in clandestinità. Questo è il meccanismo standard, ma non è detto che ci sia solo questo di meccanismo. Talvolta lo steampunk è una semplice scelta estetica, come in questo video dei Panic at Disco, o come in Guida Galattica per autostoppisti. Questa è la scena fondamentale in cui il supercomputer è pronto a dare la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. E insomma, all'ambiente tutto sembra tranne che l'Occidente, o meglio lo specchio dell'Occidente, in un lontano futuro. Sembra piuttosto un affollato mercato dei paesi arabi sul Mediterraneo. Altro esempio famoso è quello di alcuni dettagli della serie Matrix. Questi sono i sottolivelli logistici di Zion, la città degli uomini, e come vedete sono macchinari che sembrano quelli dell'età vittoriana, ma lo stesso emblema di Matrix, queste sono righe di codice che sembrano un linguaggio basic o MS-DOS. È un qualcosa di obsoleto rispetto alla fine degli anni 90, dove ormai tutti maneggiavano un sistema operativo tipo il Windows. Oppure in questa scena più conosciuta in cui Morpheus spiega a Neo la verità. Vediamo questo divano e questo televisore anni 60. E proprio sul televisore anni 60 voglio chiudere e voglio portarvi un esempio di steampunk mancato che però funziona dannatamente bene lo stesso. WandaVision, non vi preoccupate, nessuno spoiler, almeno se avete visto fino alla terza puntata, alla seconda puntata. Serie televisiva del 2021. Nella seconda puntata, ambientata
ambientata negli anni 60, o meglio in una sitcom degli anni 60, vediamo improvvisamente uscire da un tombino un apicoltore. Scopriamo poi nelle puntate successive, stanno ancora gli spoiler, vabbè, diciamo fino alla sesta puntata, la prima che hanno pubblicato, che quella non era una tuta di apicoltore, ma una tuta spaziale, e che quando si entra nell'universo di Wanda, le cose moderne prendono la forma delle cose più vicine agli oggetti esistenti all'epoca in cui è ambientata la rappresentazione dell'universo di Wanda. Quindi una tendostruttura di ricerca diventa il tendone di un circo, un drone diventa un elicottero giocattolo e una tuta spaziale diventa appunto una tuta d'apicoltore. Sarebbe stata una figata assurda vedere che alla fine di una sitcom anni 60, ambientata negli anni 60 e girata con il bianco e il nero come lo stile degli anni 60 pretende, uscire da un tombino un astronauta, uno con una tuta spaziale. Ma gli autori hanno scelto un'altra strada. La strada del non senso e dell'assurdo, che ad onor del vero funziona altrettanto bene. L'apicoltore che appare alla fine della seconda puntata di WandaVision ha la stessa funzione scenica del pompiere che appare alla fine della pista teatrale di Eugene Ionesco, la cantautrice calva. Spiazzare il pubblico e trasportarlo in un non senso, in un assurdo in cui tu non puoi dire niente a livello nazionale, puoi semplicemente dire che figata. E con questa ultima immagine di uno steampunk mancato che però funziona lo stesso e come se funziona, direi che per oggi è tutto. Se questo video ti è piaciuto, io ti invito a condividerlo, ti invito a farmi sapere la tua nei commenti, ti invito alla festa, perché devo fare sempre queste battute della minchia. Quindi niente, se il video ti è piaciuto, no, questo già l'ho detto, vabbè, ci vediamo prestissimo, iscriviti al canale, Bezos, ciao, muah.